Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale, sono Andrew Fox. Ragazzi, come state? Sono rientrato alle vacanze, sono troppo abbronzato, ragazzi, sono nero praticamente. Ragazzi, siamo tornati su Arena of Valor. Fatemi sapere, ragazzi, la mia vecchia community di Arena of Valor. Se ci siete ancora, ragazzi, battete un colpo, lasciate un bel like, lasciate un commento qui sotto, ragazzi, ovviamente vi risponderò. E volevo continuare a portare Arena of Valor sul canale, raga, che l'ho abbandonato. Sono ancora a livello 25, ho una buona statistica, raga, quindi è un gran peccato abbandonare il gioco. Quindi, ragazzi, datemi tutto il vostro supporto. Detto questo, ragazzi, io direi di fare una bella classificata. Vorrei fare una bella road per arrivare ai ranghi più alti, raga. Quindi ranchiamo come se non ci fosse un domani. Io vado a fare la partita classificata. Che poi, ragazzi, devo dire che hanno cambiato tantissime cose. Anche la canzone di sottofondo, ragazzi, è spettacolare. Sembra quella del film Hunger Games, ragazzi. Sembra quella del film di Hunger Games. Veramente molto molto simile. Allora, andiamo a fare partita classificata e andiamo a conquistare l'argento, ragazzi, perché era l'argento, poi sono sceso. Non ci gioco da tanto tempo, raga. Quindi un giocatore e abbiamo, raga. Ovviamente, ragazzi, io voglio giocare con Jorn. Facciamo la partita con Jorn, ragazzi, anche perché mi sono esercitato. Quindi per adesso è il personaggio che so usare meglio, raga. Poco fa ho avuto la fortuna di sbloccare Wonder Woman, però in classificata non me la fa giocare. Che peccato, ragazzi, però l'andrò a provare sicuramente in partita normali. Allora, selezioniamo Jorn. Come talenti, ragazzi, ovviamente uso il ruggito, che ci dà la possibilità di aumentare la velocità d'attacco e il danno d'attacco per 5 secondi, cosa che quando ragazzi siamo in mischia, siamo in gruppo, fa tantissimi danni, tantissimi danni. Un'altra cosa, ragazzi, hanno messo qui la strategia. Guardate che cosa, raga. Possiamo decidere dove andarci a posizionare. Io ovviamente, raga, non vado in giungla, ovviamente. Vado ad aiutare in bot un attimo. Ok, ragazzi, siamo partiti. E devo dire, raga, che la grafica è leggermente cambiata. Non lo so, la trovo migliore rispetto a prima, raga. Eh sì, l'hanno cambiata. Io le torri non me le ricordavo così. Assolutamente, raga. Allora, andiamo in bot. Dovrebbe andarci anche Tara con noi, il tank. Quindi ci mettiamo dietro il tank, tranquilli. Ragazzi, shottiamo proprio con Jorn. Tanto mettiamoci qua, schieriamoci qui. Il nostro bel cespuglio. Aspettiamo i mobba, i mobbetti. Uccidiamoli. Mamma mia, cioè, raga, avevo tantissima nostalgia di giocare ad Arena of Valor. Mamma mia, mi è mancato tantissimo. Ok, attiviamo anche la seconda abilità, che è quella di Jorn, di far cadere le piogge dal cielo. Intanto, ragazzi, non c'è nessuno. Ah, ecco il nostro tiratore dall'altro lato. Attenzione, raga, mettiamo questa. Ragazzi, dobbiamo essere così offensivi. Ecco. Facciamo anche un po' di danno, abbiamo anche il nostro colpo critico, raga. E continuiamo a shottare. Prendiamoci il nostro daga, velocità d'attacco. Perfetto. Tanto, ragazzi, abbiamo perso un compagno. È vero che siamo soli, però o andiamo a dare una mano, o a questo, ragazzi, lo dobbiamo uccidere. Vai, 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 vai. Beh, scappa, scappa, che ti conviene. Scappa, scappa. Noi facciamo un po' di danni alla torre, andiamo via. Ah, ripristiniamoci un po' di energia. Intanto abbiamo fatto fuori un solo giocatore. Ma dai, ma dai. Ma dai, che vuoi fare? Che vuoi fare? Fuggito. Oh, bella questa, eh. Ma era talmente convinto, raga. Vai, 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 vai. Ragazzi, è una bella occasione questa di fare danni alla torre qui di bot. Vai. Non penso che la distruggiamo, raga. Anzi, ho paura che ci viene qualcuno dalla giungla. Cosa che è molto. Via, via, ragazzi. Via, via, via. Cazzo, raga. C'è la maghetta qui. Oh! Ragazzi, questa l'abbiamo scampata bella. Se questa l'abbiamo scampata bella, intanto facciamo il super attacco. Mega freccia. E io avrei bisogno di una mano. Intanto però restiamo qui, che
che stanno facendo la torre centrale, cosa che mi piace assai. Oh oh, ragazzi, quello là è il counter per eccezione di... Guardalo come va fiero. Bella raga, continuiamo così. E li massacriamo a questi. Ragazzi, quello lì fa tanto male. Bella. Ragazzi, teniamo posizione. E ce la stiamo cavando bene. Occhio qui. Eccolo. Lo sapevo. Lo sapevo che era qui. Guarda. Oh, bastardo. Ragazzi, qui dobbiamo fare richiamo. Torniamo indietro. Attiviamo l'artiglio. Sì, vabbè, sti cazzi. Sti cazzi. Ma di che stiamo parlando? Guardalo. Ragazzi, io ho bisogno di una mano, assolutamente. Guarda, guarda che bastardo. Guarda che bastardo, guarda, guarda. Ma veramente, sei un gran bastardo. Dura questa, raga, dura. Andiamo a dare supporto, raga. Attiviamo difesa e velocità. Tranquillo, ora vi faccio vedere cosa gli combiniamo. Hanno distrutto un'altra torre, ma sti cavoli. Attiviamo la critica. Tu mi hai rotto le palle, sai. Non muore, ragazzi. Non muore. Ci muoio io. Sì, però datemi una mano, tank. Che cazzarola. Oh, duro colpo questo. Dai. Preso. Via. Guardalo. Ok, ragazzi. Qua ce la siamo visti brutta, però abbiamo fatto una bella uccisione. Torniamo indietro. Mi dispiace perché stiamo perdendo tutte le torri. Il fatto, raga, che noi non abbiamo molto supporto, perché ci sono tanti tiratori nella nostra squadra. Vai con la freccia. Jorn è troppo forte. Dai. Sì, spietati. Spietati, dai. Andiamo a prendere questa torre centrale, per favore. Generiamo salute. Vai. Dai, è andata. Vai, torre distrutta, ragazzi, dai, possiamo recuperare. Attenzione, Blaine. Indietreggia. Bella, grande, mi piaci. Quanto sei cattivo, Blaine. Bella così, un'altra torre. Dai, ragazzi, stiamo recuperando alla grande. Un freccia. Ti è piaciuta questa, eh? Via, ragazzi. Via. Mamma mia, Valen. Ma che resa, ma siete matti. Qui si vince, ragazzi. Però avete visto, ragazzi, da quando io do supporto, l'andamento della squadra è cambiato. Ovviamente è in meglio, raga. Cerchiamo di colpire. Oh, via. Attiviamo questa. Io sparo, Bella. Oh, mamma mia. Ok. Dai, che nostro. Sì. Dai, che li stiamo schiacciando. Spada corta. Dai, mobby. Sbrigatevi. Allora, facciamo questo. Attenzione, vai, arriveremo Betty. Ecco Tara. Tara non sta facendo un cavolo, raga. Cioè, Tara dovrebbe essere il personaggio quello che dà più supporto. Oh, torre distrutta. Mamma mia, raga. Schieramento super minion. Ma dai, che gliela buttiamo giù. Non dobbiamo essere troppo precipitosi, però, Possiamo farcela. Ok, vai così. Oh oh, cavolacci, mi ha fatto un po' di danno, raga. Abbiamo rischiato tantissimo. Vediamo se riusciamo con la nostra freccia. No, non vale. Vabbè, dai. Entrate, minion. Ragazzi, troppo precipitoso questo stato.
E se moriamo noi, addio supporto. Ok. Perfetto. Mi sa che qui ho sbagliato tantissimo, raga. Qui ho sbagliato tantissimo. Vai. Forza, Tara. Dovrei fare richiamo, raga, ma non lo faccio. Cazzaro. Cavolo, lo sapevo, raga. Lo sapevo, qua dovevo fare richiamo. Dovevo tornare in base qui, ragazzi. E adesso ho paura. Ho paura per loro, raga. Tre compagni morti. Stanno andando tutti in torre. No, vabbè. Raga, abbiamo perso. Cioè, perdere così... Perdere così no, raga. Cioè, mancava veramente pochissimo. Non è ancora detto, però... Cioè, hanno... Strada sbarrata. E vabbè, ma dai. Dai, dai. Dai, dai. Raga. Ragazzi, abbiamo perso. Mancava un pelo così, cazzarola. Mancava un pelo così. Io dovevo fare il ritiro prima. Dovevo ritirarmi. Va bene. Va bene, ci sta, ragazzi. Le classificate sono così. Sono più toste, però. Abbiamo trovato una squadra che veramente... Spero di rimanere bronzo 1. Ok, almeno questo, raga. Cioè, guardate, ragazzi, i risultati. Punteggio tutti 4.8, 4.1. Quelli che abbiamo giocato meglio siamo stati io e Valain. Erkan non è che ha fatto così una grande squadra. Guardate tutti da loro. Ragazzi, carta canta, dai. Andiamo al menu. Ed eccoci qua, ragazzi, nel menu. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, raga. Quindi fatemelo sapere con un bel like, un commento, ragazzi, mi raccomando. Mi dispiace di aver perso questa partita. Ci tenevo ad arrivare argento, raga, però secondo me non ho trovato la squadra giusta. Credo di non aver fatto una brutta partita, però dai, raga. Meglio di così, non potevo, con questi compagni che mi ritrovavo. Quindi, spero che nel prossimo video vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo di lasciare un bel commento, un bel like. Noi ci rivediamo alle prossime battaglie. Ciao, ragazzi!